neanche il tempo di pubblicare il video in cui parlavo di questo fantomatico scambio di Bala Lukaku che ci sta facendo impazzire, che ecco qua la bomba: la Juventus dovrebbe aver ceduto Moise Kean all'Everton, una cifra che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro. Con i bonus si potrebbe arrivare davvero fino a 40, e un ingaggio super per il calciatore, si parla di 3 milioni di euro. Un ragazzino, un giocatore giovanissimo, ne abbiamo parlato sempre bene, ne abbiamo sempre lodato, ci è piaciuto tanto, l'anno scorso ci ha fatto esultare tantissimo con dei gol inaspettati e pesanti in chiave scudetto, una plusvalenza incredibile, perché quasi 40 milioni di euro con un calciatore del genere sono tantissimi. Però la Juve gli dice addio così, senza dargli veramente un'opportunità concreta nel calcio dei grandi, senza davvero voler credere e puntare su Moise al 100%. L'Everton, comunque, come quasi tanti club stranieri, soprattutto in Premier League, punta invece forte sulla gioventù, punta invece forte su questa voglia di spaccare il mondo che hanno dei ragazzini, ricordiamolo, classe 2000, e sicuramente farà bene, perché è un giocatore che farà bene. Se la Juventus l'ha ceduto ci sono diversi motivi, la Juventus non è stupida, soprattutto perché probabilmente voleva tenere i titolari, ok? Non voleva fare una cessione importante, che ovviamente non partiva come titolare, non lo sarebbe stato in questa stagione, ma penso che non lo sarà neppure Higuain, ne abbiamo già parlato, uno tra Lukaku, uno tra Icardi, speriamo Icardi tra i due, perché per quanto mi riguarda è molto più forte Mourinho, e anche a livello economico avrebbe senso, dato che non dico che te lo finanzi con la cessione di Kean, ma quasi. Invece Lukaku richiederebbe un sacrificio importante, probabilmente davvero quello di Dybala, che poi potrebbe andare da un'altra parte, ma per tirare fuori i soldi per Lukaku bisogna dare via Paolo, e io non me la sento di fare questa cosa. Quindi io spero Icardi, ok, e via, va bene, Kean l'abbiamo deciso, magari tenere Dybala se si può e dare via Higuain. Per chiudere un po' il cerchio, la Juventus fa un'operazione che gli permette di mantenere magari Cancelo, gli permette magari di mantenere Bonucci, insomma non ha ceduto dei giocatori che sarebbero stati i primi cambi in assoluto. Probabilmente anche Maurizio Sarri è stato d'accordo con l'operazione, ma è praticamente, non è ufficiale perché l'ufficialità ancora non è stata annunciata dalle due squadre, ma il giocatore già domani dovrebbe partire per l'Inghilterra per andare a firmare un contratto che lo legherà per le prossime stagioni proprio all'Everton. Farà guadagnare tantissimi soldi alla Juve, farà guadagnare tantissimi soldi a Kean, ma personalmente, e penso anche tanti altri di voi tifosi bianconeri, rimarremo sempre con questo amaro in bocca di dire: cavolo, ce l'avevamo noi e non l'abbiamo mai sfruttato appieno, non abbiamo mai dato quell'opportunità. Se domani Kean dovesse diventare uno dei giocatori più forti, importanti, influenti del pianeta, non escludo che possa succedere. Io mi sono sempre stato un po' cauto dicendo che non ero convintissimo delle qualità di Kean, ma dopo che l'ho visto giocare, l'ho visto segnare, ho visto questa cattiveria, questo senso del gol, queste qualità, perché ha delle qualità incredibili, un pochino le mani me le mangio, devo dire la verità, in questo momento. Forse è la stessa cosa che stanno provando i tifosi del Milan con Cutrone, vedendo un giocatore che è giovane, che è cresciuto all'interno del vivaio e che magari per Cutrone molto di più, perché ha rispettato la maglia del Milan, ha sputato sangue davvero per la maglia del Milan, ha avuto più partite, ha segnato più gol, se lo sentivano proprio dentro. Però quando partono dei giovani italiani cresciuti nel vivaio e che probabilmente all'estero, perché anche Cutrone andrà a cercare fortuna in Premier League, all'estero potrebbero fare bene, ecco, a me rimane questo senso di talenti che non abbiamo voluto valorizzare e che non abbiamo avuto il coraggio di lanciare nella nostra Serie A. Il Milan secondo me poteva benissimo lanciare Cutrone, continuare a lanciare Cutrone, per la Juve era già più difficile Kean, ma mi dispiace tanto averlo ceduto nonostante le cifre siano assolutamente importanti.